Amiche e amici, lui ti ha bloccata su WhatsApp. Come recuperarlo? Questo video per rispondere a Monia che mi segue su YouTube. Allora, se lui arriva a bloccarti su WhatsApp, ci possono essere fondamentalmente due motivazioni. La prima motivazione è che ha della rabbia, del rancore, del risentimento nei tuoi confronti, dovuti al fatto che tu ti sei comportata come una stalker, cioè l'hai tempestato i messaggi, l'hai inseguito. Perché spesso succede questo, che magari una donna viene rifiutata o viene lasciata, e nel momento in cui viene lasciata inizia a tempestare di messaggi, a chiamate, cose di questo genere, che è esattamente il bacio della morte e della seduzione, il canto del cigno della seduzione, per cui la risposta è quella di bloccarti. Quindi, Monia, se tu sei in questa situazione, hai sicuramente sbagliato tu perché hai fatto qualcosa che va contro, diciamo, qualunque regola della seduzione e quindi poi bisogna recuperare. E cercherò di dare qualche indicazione. L'altro motivo per cui uno ti può bloccare su WhatsApp in assenza di questo, diciamo, tuo modo di fare, diciamo, quasi da stalker, da una che tempesta di messaggi che insegue, e potrebbe essere un modo per dare invece a te uno stimolo, per darti un segnale. Cioè, se tu non facevi nulla e lui di sua iniziativa sente l'esigenza di bloccarti su WhatsApp, è perché ti vuole dare un segno della sua presenza. Praticamente ti blocca per farti capire che c'è. Quindi in quest'ultima situazione lo sblocco dovrebbe avvenire naturalmente, perché nel momento in cui ti sblocca dà un altro segnale che c'è, quindi questo per stimolarti poi e in questo caso sarebbe un indicatore di interesse, sarebbe per darti uno stimolo a ricercarlo in qualche modo. Se invece siamo nella prima situazione in cui tu hai tempestato di messaggi, beh, allora a quel punto lì può darsi che non ti sblocchi mai più, diciamo così, però normalmente, diciamo, dopo un certo tempo, che vanno dai 20 giorni, 21 più o meno in su, la rabbia tende a diminuire, a meno che tu non hai proprio fatto delle cose eclatanti. E quindi può darsi che avvenga lo sblocco naturalmente, però può darsi che questo sblocco non avvenga, per cui se non avviene devi trovare qualche via collaterale per interagire. Sarebbe meglio se ci fosse la possibilità di un incontro casuale o diciamo, però intanto la cosa fondamentale e fare passare il messaggio, perché quello che seduce non è uno che insegue. Cioè, se tu quando insegui ottieni dall'altra parte che scappa l'altra persona, è evidente che se vuoi essere inseguita devi scappare tu. Quindi manifestare la tua presenza, che hai fatto ampiamente, ora però devi fuggire. Quindi ci va qualcuno che, diciamo, possa facilitare un incontro o possa far passare il messaggio che tu sei attratta da qualcun altro, in modo tale che dentro di lui si innescano dei meccanismi di competitività fondamentalmente, sia con te sia con l'altro maschio. Però l'errore di cioè recuperare poi una volta che si sono commessi grossi errori nella seduzione diventa più difficile perché nel momento in cui uno ti blocca su WhatsApp perché tu hai fatto pressing e sei arrivato a potenziale negativo, diciamo meno 10. Prendendo il presupposto che potenziale zero è quello che hai con uno sconosciuto indifferente. Quindi meno 10, arrivare soltanto a zero è molto più difficile che da zero arrivare a più 10, diciamo dove c'è un coinvolgimento. Proprio perché la rabbia, il rancore e il risentimento sono delle valvole, dei freni, sono dei veleni mentali che tendono a distruggere le relazioni più che crearle. Questo è quanto. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale, anche tu avrai la possibilità, come Monia, di fare una domanda e ricevere un video di risposta. Se questo video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici. Ciao.